buongiorno, eccoci qua. Allora, scusate la raucedine, ma sono i mali di stagione, caldo freddo, anch'io ovviamente mi risento. E, dunque, sono in macchina e sto guardando dall'altra parte, dove vanno verso Roma, ed è impressionante vedere la quantità di macchine che ci sono, che si spostano tutte insieme allo stesso ora, uno per ogni macchina, cioè una persona in ogni macchina, per andare in un posto dove staranno, se va bene, 8 ore, forse di più, per poi rimettersi in macchina dal lato opposto, cioè da questo lato, dove ci sarà ovviamente la situazione inversa, cioè grande traffico per tornare indietro, con un atteggiamento quasi di normalità, cioè ma è così che funziona, va bene così, tanto che vuoi che sia, lo devo fare un 35, 40, 45 anni al massimo, poi finalmente mi godrò quel pezzetto di vita che è rimasto, no? Capite cosa voglio dire? Mi sembra un po' assurdo, no? Però mi sembra anche che ci sia una certa assuefazione, cioè mi sembra che non abbiamo più neanche voglia di reagire, che non c'è più... Sì, ci sono le buche, ma vabbè, ma è successo, è così. Un po' di indignazione, qualche post, qualche battuta e si va avanti. Sì, vabbè, che vuoi che sia, c'è ancora il bollo da pagare per l'auto, non lo paga nessuno in Europa, però c'è ancora, bene così. No, vabbè, che vuoi che sia, c'è la fila per andare a fare una cosa, ma è normale. No, vabbè, ma che vuoi che sia, cioè si potrebbe fare tutto con la tecnologia, tutto col cellulare, tutto con i computer. Vabbè, ma dai, sembra brutto. Allora, secondo me molte persone stanno in macchina e chiamano adesso a casa per parlare con quelli che non hanno potuto vedere, con i quali non hanno potuto interagire dal vivo, dentro casa, dentro la propria casa, pagata magari per 30 anni, per 40 anni, e ci parlano al telefono mentre stanno fermi in macchina. Ora, non so se a voi questa cosa vi indigna, se vi fa pensare che forse non siamo, diciamo, tanto normali da questo punto di vista, però insomma vi auguro di rifletterci. Noi abbiamo creato Satori, rendersi conto, proprio per questo, perché forse è arrivato il momento di rendersi conto, forse il capolavoro della natura, che è l'essere umano, non si merita tutto questo, ma se continua a stare zitto, ma se continua a fare finta di niente, se ha addirittura paura di dire la sua, se continua solo a giudicare, a puntare il dito, ma poi fa molto poco per cambiare le cose, forse questo meraviglioso essere se lo merita. Buona giornata.